sembra una tranquilla serata prenatalizia come tante altre. Invece, nelle profondità della terra a nord della città, qualcosa ha iniziato a muoversi. Da una guardia notturna dell'istituto di mio padre, quella disse: guardi, frana tutto posatura. Come frana tutto posatura? Andammo sul luogo e ci rendemmo conto del fenomeno. Era lì, tremendo, era una cosa, la ferrovia si era alzata e quindi fu uno shock, perché io sono ancora tano, quindi vedere una cosa così. La portata dello smottamento è spaventosa. 350 ettari di terreno urbano e suburbano vengono coinvolti. A monte si aprono vistose spaccature, mentre a valle la terra si gonfia e si deforma in modo impressionante. Sono le immagini inedite di un film documentario che racconta il terribile smottamento che nel 1982 mise in ginocchio la città di Ancona. Sono passati 30 anni dalla frana, ma i cittadini non hanno dimenticato quel dramma. Per il trentennale il comune ha organizzato un incontro dove in molti hanno partecipato per vedere l'anteprima del film Invisibile minaccia, con immagini inedite e testimonianze sull'evento drammatico che solo per puro caso non ha fatto vittime. Che la gente l'ha vissuto nella propria pelle, l'ha vissuto le famiglie, l'ha vissuto con sfollati, hanno vissuto dei momenti molto delicati. Purtroppo è stato un evento molto drammatico per Posatore e Palombella, perché soprattutto Posatore ha avuto tutto un rione completamente abbattuto. La frana coinvolse 342 ettari di terreno urbano e suburbano. Lese o distrusse completamente 280 edifici, per un totale di 865 abitazioni. Divelse la ferrovia e la strada costiera su di un fronte di circa 2,5 km. La frana provocò anche danni alla popolazione. 3.661 persone, 1.071 famiglie, vennero evacuate dall'area colpita dal dissesto. Sicuramente un documento importante, un documento che ricorda quel giorno di 30 anni fa e che ricorda tutti i problemi che questa nostra parte della città ha vissuto. È una produzione cinematografica importante, intanto perché dà la possibilità alle realtà emergenti di farsi conoscere, quindi giustamente hanno ottenuto il sostegno delle istituzioni, degli enti culturali competenti. Importante anche perché si lega al nostro territorio ricordando dei fatti che hanno segnato la storia della nostra città. Quindi mi sembra che ci siano tutte le condizioni per un lavoro di qualità che merita di essere sostenuto e di essere conosciuto. Per non ripetere gli errori del passato e salvaguardare il nostro territorio, Ancona si è attrezzata di un sistema all'avanguardia, l'Early Warning, che controlla 24 ore su 24 le popolazioni che vivono nel perimetro della frana di Ancona dal novembre del 2008. Il sistema si basa su dei sensori GPS, dei clinometri messe su ogni singola casa, delle stazioni totali robotizzate e delle colonne multiparametriche profonde della lunghezza ciascuna di 100 metri che controllano le deformazioni millimetriche che la frana attua in tempo reale. Questo sistema permette di misurare lo spostamento della frana. Il movimento è un movimento fisiologico di un paio di millimetri all'anno, noi lo registriamo, ma questo non comporta nulla per quanto riguarda il sistema di allertamento delle popolazioni.
La popolazione convive ogni giorno con la frana e passati 30 anni la memoria è ancora viva, ma c'è l'esigenza di salvaguardarla. Ecco perché Luca Bevinetto, produttore esecutivo, Paolo Pagliaga, sceneggiatore, e Massimo Volponi, regista della Crackers Film, hanno realizzato questo documentario. La cosa interessante di questo lavoro è andare a intervistare delle persone che ti raccontano proprio loro di persone che hanno vissuto questo dramma della frana. Ed è interessante perché, insomma, a parte cogli dei particolari che poi ti servono proprio per la lavorazione, ma ti raccontano anche delle storie che non, cioè noi, perlomeno io che all'epoca avevo 5 anni, non conoscevo, e insomma sono molto molto interessanti. È sicuramente un documento importante per tutta la città. Per quanti come me, per esempio, hanno vissuto la frana, ero adolescente, ma mi ricordo bene dove ero e quello che è stato anche il momento che ha accomunato un'intera città. Ma credo che sia importante anche per i giovani, perché conoscono la vita della nostra città, ed è anche un film, un cortometraggio che evoca anche delle suggestioni, dà conto anche di una gestione della ripresa appunto della frana stessa, di quei momenti, di come la città ha reagito bene, e quindi penso che è una cosa di cui è bene fare memoria. L'esigenza di salvaguardare una memoria così importante ha diretto gli sforzi di sceneggiatura verso una struttura narrativa capace di riportare i fatti in modo scientifico, esaustivo, organico. Il documentario uscirà a maggio del 2013 in due lingue, italiano e inglese.